Il parcheggio automatico può identificare uno spazio di parcheggio, parcheggiare o uscire da un parcheggio senza utilizzare il volante, i freni o le marce. La funzione utilizza i dati dei sensori a ultrasuoni e delle telecamere nella parte anteriore e posteriore del veicolo per assumere il controllo del volante, dei freni, del motore e del cambio. È necessario tenere il pedale dell'acceleratore leggermente premuto durante la manovra. Il parcheggio automatico funziona quando il veicolo è fermo o viaggia a meno di 30 km orari. Per attivare questa funzione, passare alla sezione Veicolo nella schermata centrale di OpenRLink e selezionare Parcheggio automatico. A seconda delle impostazioni personali, è possibile attivare questa funzione anche con il pulsante Preferiti sul volante. Oppure selezionando il widget Parcheggio automatico nella schermata Home del sistema multimediale. È possibile scegliere tra tre tipi di manovra: parcheggio parallelo, parcheggio perpendicolare e uscita parcheggio parallelo. Per il parcheggio perpendicolare a parallelo, a meno di 30 km orari, il sistema prevede un parcheggio disponibile o un parcheggio parallelo su entrambi i lati del veicolo. Quando viene rilevato uno spazio, questo viene visualizzato sullo schermo centrale con la lettera P. Procedere lentamente finché non viene visualizzato il messaggio STOP, accompagnato da un segnale acustico. Lo spazio di parcheggio diventa verde sullo schermo centrale. Arrestare il veicolo e premere il pulsante di avviamento. Questa spia apparirà sul quadro della strumentazione accompagnata da un segnale acustico per indicare l'inizio della manovra. A questo punto rilasciare il volante, premere leggermente il pedale dell'acceleratore e seguire le istruzioni sullo schermo. Il veicolo viene quindi parcheggiato tramite successive manovre in avanti e in retromarcia, durante le quali il sistema assume il controllo dello sterzo, della selezione delle marce e della frenata. È necessario tenere il pedale dell'acceleratore leggermente premuto per l'intera durata della manovra. Al termine, sullo schermo, viene visualizzato il messaggio «Manovra completata». Il freno di stazionamento è inserito e il cambio passa automaticamente in posizione P. A questo punto è possibile togliere il piede dall'acceleratore. Per uscire dal parcheggio parallelo, selezionare l'apposita grafica sullo schermo e azionare la spia sul lato in cui si desidera far uscire il veicolo. Arrestare il veicolo e premere il pulsante di avviamento. Questa spia apparirà sul quadro della strumentazione accompagnata da un segnale acustico per indicare l'inizio della manovra. A questo punto rilasciare il volante, premere leggermente il pedale dell'acceleratore e seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta che il veicolo è uscito dal parcheggio, il sistema visualizza sul display multimediale il messaggio «Manovra completata» e la spia sul quadro della strumentazione si spegne. È ora possibile prendere il controllo del veicolo semplicemente alzando il piede dal pedale dell'acceleratore o frenando. La manovra viene interrotta quando si preme il pedale dell'acceleratore oltre il punto di kickdown. La spia sul quadro della strumentazione si spegne, accompagnata da un avviso acustico. Il veicolo è ora immobilizzato. Rilasciare il pedale dell'acceleratore, quindi premerlo di nuovo per riprendere la manovra. La manovra viene annullata quando si preme il pulsante STOP. Quando si aziona uno qualsiasi dei comandi del veicolo gestiti dal sistema o quando il veicolo ha eseguito più di 10 manovre di marcia avanti e indietro. La spia sul quadro della strumentazione si spegne, accompagnata da un avviso acustico e il veicolo viene arrestato. Tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non può in alcun modo sostituire la vigilanza del conducente.
Effettuare sempre un controllo visivo per confermare che lo spazio di parcheggio suggerito dal sistema non presenti ostacoli. Il sistema potrebbe non rilevare oggetti presenti negli angoli morti. Infine, durante le fasi di manovra, il volante potrebbe girare rapidamente, non mettere le mani al suo interno e assicurarsi che nulla possa influire sulla sua rotazione.